Buongiorno, anzi ormai buonasera, sono quasi le 6 di sera. Buongiorno, per me è sempre buongiorno. E sono viva, sono tornata su YouTube dopo 2 mesi forse dall'ultimo video. È un podcast di maglia e di cucito e di ricamo, di tutto un po'. E diciamo, è entrato un elefante dentro un occhio. E oggi è domenica 3 maggio, non ho fatto video in questo periodo di quarantena perché psicologicamente non ero in condizioni di fare dei video. Diciamo che questa quarantena mi ha un po' destabilizzato, ma non tanto per il discorso di stare in casa, perché io sono molto casalinga, a me piace anche il sabato e la domenica stare a casa, cioè io non ho questa bramosia di uscire, di andare nei posti, cioè assolutamente io non sono il tipo che deve per forza andare a giro, no. Però è la costrizione di non poter vedere i propri parenti, di non poter fare le cose, ecco, questo mi ha un po' destabilizzato. In più mi è saltato il matrimonio, quindi top, che ci sarebbe dovuto essere tra un mese, ci doveva essere tra un mese praticamente, e quindi ciaone, è tutto rimandato al 2021, si spera nel 6 giugno 2021, incrociamo tutto. E quindi insomma è stato un po' destabilizzante, anche perché io ho dovuto buttare via bomboniere e partecipazioni che avevo già fatto, meno male l'avevo fatte io, quindi diciamo le cose da buttare insomma le rifarò, magari mi verranno anche meglio, ecco, pensiamola così. Che dire, io ho la fortuna che avevo una marea di giorni di ferie, avevo accumulato quasi 100 giorni di ferie al lavoro, e quindi il mese scorso sono andata al lavoro una settimana e 3 settimane l'ho fatta a casa, e questo mese farò uguale, cioè andrò al lavoro quando ho praticamente da fare qualcosa di urgentissimo e poi continuo a sfruttare le ferie, anche perché il turismo è completamente fermo, quindi in azienda agricola non abbiamo turisti, non abbiamo da fare praticamente niente, anche perché tutte le scadenze fiscali sono tutte prorogate, io quello che avevo da fare l'ho già fatto. E anche i commercialisti insomma hanno detto che aspettiamo, e quindi per il momento aspettiamo. Per fortuna insomma che ho le ferie, anche perché altrimenti avrei dovuto chiedere la cassa integrazione, e visto che non arriva nessuno sarebbe stato una tragedia, quindi meno male, diciamo insomma siamo positivi, non lo so, io sono abbastanza negativa nella vita, una visione abbastanza negativa delle cose, quindi non vedo uno spiraglio luminoso all'orizzonte, non lo so, spero di sbagliarmi, spero che la mia negatività sia solo transitoria e derivante da questa quarantena infinita. Per fortuna domani è il 4 maggio, quindi si riaprono un po' tutte le cose e si può andare a trovare i parenti. Per fortuna io domani sera vado a trovare la mia mamma, che è praticamente da quando che non vedo la mia mamma? Da dopo il mio compleanno praticamente, quindi sì, quasi 2 mesi che non vedo la mia mamma, 1 mese e mezzo che non vedo la mia mamma, quindi insomma meno male che l'ho vista tramite videochiamata. Quindi l'altro giorno pensavo con Alessio, meno male che siamo in un'era tecnologica, cioè i genitori di Alessio non hanno WhatsApp, quindi loro non possono fare la videochiamata e poi non saprebbero nemmeno come fare. Però insomma la mia mamma per fortuna è abbastanza tecnologica e quindi gli si è insegnato, ha imparato subito, quindi top, e almeno ci facciamo le videochiamate, perché non potendo vedersi, cioè veramente la mia mamma è da sola in una casa grande, e la mia sorella è rimasta da casa dal fidanzato perché era lì quando è successa la quarantena e quindi è dovuta rimanere lì, e giustamente insomma la mia mamma era da sola, quindi sono molto contenta domani di andare a vederla. E che dire, questa quarantena mi ha appesantito di quasi 5 kg, quindi top. Io somatizzo tutto, somatizzo tantissimo, e quindi questo mancato matrimonio mi ha proprio buttato in una, non voglio dire depressione, però mi ha proprio buttato giù di morale, e quindi
si sta in casa, si mangiucchia il biscottino, poi io sono diventata una panificatrice, faccio il pane, faccio la pizza, faccio i dolci, e quindi, capito, è così, è così. Comunque mi rimetterò in forma appena si potrà ritornare in palestra, anche perché io andavo a fare appunto questo corso dove si ballava e si faceva gli esercizi, che sembrerà poco, ma insomma io stavo molto bene, mi sentivo proprio benissimo, e queste ragazze del gruppo fanno le dirette su Facebook, ma io mi vergogno e quindi non faccio gli esercizi, soprattutto perché ho Alessio in casa e quindi mi vergogno a farmi vedere mentre ballo. Se fossi da sola non ci sarebbero problemi, ma io mi vergogno, che è tutta una questione mia di mente che non funziona tanto bene. Però questo, diciamo, che è tutto il preambolo di tutte le vicissitudini della quarantena, diciamo. E che dire, spero che voi insomma stiate bene, che tutti i vostri parenti stiano bene, che non ci siano stati problemi. Noi per fortuna, vabbè, facciamo gli scongiuri, ma siamo stati fortunati, non abbiamo avuto contagi in famiglia, neanche tra i parenti, quindi stiamo molto, molto fortunati. E Alessio lavora da casa, io ho questa marea di ferie da sfruttare, poi lavoro anche un po' da casa, quindi insomma, bene o male, ci siamo organizzati la casa in un modo ottimale. E ho lavorato tantissimo a maglia, ho fatto il mio primo test, non avevo mai fatto la tester, mai in vita mia, e ho fatto la tester per il maglione di Miriam Fornaris, per il Under the Rain, non mi ricordo il titolo, fantastico. E bellissimo, maglione che mi è piaciuto tantissimo. E ve lo faccio vedere immediatamente perché è l'unico progetto che ho finito e che io ho messo dentro queste buste che poi si chiudono ermeticamente. Poi ora comprerò l'antitarme. Qui non è un posto dove ci sono le tarme, però vorrei evitare, insomma, che venga mangiato, visto tutto il lavoro che c'è stato dietro. Questo è il maglione. Io ora non so cosa vedrete. È grande perché è una tripla X, è un XXL praticamente. Eccolo qui, lungo, lungo, lungo. Bellissimo, è proprio bello, mi piace tanto. Super comodo, veramente molto carino. E ho utilizzato tre colori, diciamo, in degradé. Ho utilizzato questo che è un blu praticamente identico alla mia maglietta. Credo che il blu mi stia molto bene, quindi molto carino. E se andate a vedere su Ravelry, che vi metto il link nel box informazioni, ho fatto la pagina progetto, quindi insomma ho messo tutto, anche la quantità di filato che ho usato. Io avevo comprato questo filato da Di Lana e Altre Storie e ne avevo comprati una marea di gomitoli, tipo 12-13 gomitoli, perché ho detto boh, non so quanto mi ce ne vorrà. Io faccio una tripla, una doppia X, quindi insomma vediamo. E mi sono avanzati tipo 5 gomitoli del blu, avevo comprato 4 gomitoli del bianco, me ne ho avanzati 3, insomma, avevo fatto le spese folli. E quindi devo dire la verità, con questo filato che è praticamente il Drops della Drops Nord, si lavora benissimo, è un filato che mi piace tantissimo. Devo dire la verità, ha un ottimissimo rapporto qualità-prezzo, l'ho scritto anche nella pagina progetto di Ravelry, quindi se volete vedere quanto ne ho consumato, c'ho tutta la spiegazione precisissima, sono stata precisissimissima. E devo dire, questo test è stato molto 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 carino. Io non avevo mai fatto un maglione con il color work, praticamente c'è il color work, una lavorazione a fili passati, e sono quasi tutte intervalli inferiori alle 5 maglie, tranne in alcuni punti, tipo qui, che sono più maglie, e io ho praticamente bloccato il filo sulla parte dietro della lavorazione. Ora, questo è praticamente il dietro. Ecco, si vede abbastanza bene. Devo dire la verità, ho preso una bella mano e infatti si vede la differenza tra l'inizio che l'avevo tirati tantissimo i fili e la fine del color work. Qui è venuto un disegno molto definito, no, non tirato. All'inizio avevo da capire un po' la tensione del filo, è stato un bel banco di prova, mi è piaciuto tantissimo e il filato scorre molto bene, non rimane appiccicoso sulle mani. E
E quindi si lavora molto bene. Io l'ho lavorato in terrazza con il sole, quindi c'è fantastico. Mi è piaciuto tantissimo. L'ho lavato, non stinge, l'ho lavato a mano in acqua tiepida con un pochino di detersivo per la lana che io ho comprato sempre da Di Lana e Altre Storie, mi pare, o da Wool Gross, da Wool Crossing, non mi ricordo. E avevo praticamente usato un mezzo cucchiaino su una tinozza d'acqua e poi ho fatto fare, non ho ripassato il lavoro in centrifuga della lavatrice, no, l'ho lasciato sgrondare sulla vasca. Praticamente ho fatto un salamino e l'ho lasciato 10 minuti a sgrondare che perdesse l'acqua in eccesso e poi l'ho messo steso in piano a farlo asciugare. Diciamo che ci ha messo 2 giorni a asciugare perché logicamente in piano su 2 asciugamani la parte sotto non è che asciugava, quindi poi l'ho dovuto girare. Insomma, comunque mi è piaciuto moltissimo. Non ha cambiato dimensione, non si è slargato e non si è nemmeno ristrettito. Perfetto, mi sta benissimo e mi piace davvero tantissimo. Ha uno scollo così praticamente a barchetta. Questo è uno scollo così, diciamo, no, a barchetta, ecco. Questa è la scollatura del maglione all'incirca e che dire, la parte sotto ha un piccolo bordo a coste ritorte che non si vedrà mai, ma che vuoi che si veda, non si vedrà mai il blu con le coste ritorte. Io ho utilizzato il bianco, quindi color naturale per la parte più chiara. Questo, un celestino chiaro e poi il blu per tutto il maglione. Avevo comprato nello stesso ordine un bellissimo color prugna, un rosa e ho ancora il bianco, quindi sicuramente mi farò un altro maglione. Probabilmente ridurrò un attimo l'ampiezza delle maniche, riprenderò meno maglie perché è un pochino grande la manica, però devo dire la verità, è molto comodo, penso di sfruttarlo tantissimo. Cosa sto facendo invece in questo momento? Sto continuando con il mio Sbecolez di Valentina Cosciani, che è dentro a questa borsina stupenda fatta fare da Miriam, che fa delle borsine fantastiche. Io sono a questo punto dello Sbecolez praticamente. Ho fatto la separazione delle maniche, sto facendo praticamente il corpo. Questo è il collo, è la parte del collo che va praticamente fino alle spalle. E lo sto lavorando con, comunque sul telefono questo blu rende tantissimo. Lo sto lavorando con la Shetland, e dove ho buttato? Ecco, con la Shetland della Jamisons, bellissima Shetland, stupenda, presa da Wool Crossing. Sto usando per tutto il maglione questo color bianco sporco che si chiama Easit e poi un color blu, carta da zucchero più che blu, per fare appunto il color work. Questo pizzo, questo ricamo è bellissimo, cioè questo disegno, non ricamo, questo disegno è stupendo, mi piace tantissimo. E non vedo l'ora di finirlo, però devo dire la verità, prima voglio finire un altro progetto perché lo voglio sfruttare tantissimo. Ah, come sempre, sto facendo un XXL di questo. No, sto facendo un XL, non un XXL dello Sbecolez, perché lo voglio fare più attillato, visto che io devo dimagrire assolutamente. Da qui all'anno prossimo, quindi fantastico. Però cosa sto facendo che mi sta assorbendo tantissimo e che sto lavorando ininterrottamente da praticamente 10 giorni? Solstizio d'estate, sempre di Valentina Cosciani. Ormai, insomma, io diciamo che ho quasi tutti i pattern suoi, l'ho comprati quasi tutti. Ho finito in questo momento, cioè mezz'ora fa, ho finito le diminuzioni della manica. Questo è il colore. È, diciamo, un corallo, non ho mai avuto niente di questo colore e questo è il disegno del pizzo. Non so quanto si potrà capire. Sono molto pratica a far vedere queste cose. Forse si vede meglio così, sì, perché sono bianco morto. Questo è il disegno che sta sulla spalla, è bellissimo, mi piace tantissimo. Non lo sto lavorando con il filato che è richiesto dal pattern perché non ce l'avevo.
e volevo usare un po' di filato che ho in stash, che ne ho tipo 77.000 gomitoli di lane che compravo nei miei momenti di shopping sfrenato, basato su spendiamo poco. Ora ho cambiato la mia visione dello shopping lanesco, puntando a filati di di più alta qualità, quindi più alto prezzo, e quindi ho una marea di gomitoli di lana che vorrei anche cercare di rivendere per vedere, insomma, di incassare un pochino. Comunque il pattern prevederebbe, se mai lo troverò, perché ecco, prevede il filato Karen Noe Linea, che è 75% lino, 25% cotone, mentre io ho utilizzato questo, che è della Ice Yarns e si chiama Natural Garden. È un 40% bambù, 35% cotone, 25% lino, in 50 grammi, 150 metri, ferri consigliati 3 mm. Io sto usando i 3,25 perché il 3 non ce l'avevo della IAIA, e quindi ho usato i 3,25, ma direi va bene lo stesso. Spero che si comporti bene dopo il lavaggio, perché il bambù so che tende un po' a scivolare, insomma a lasciarsi un po' andare, però il lavoro secondo me ha un bel punto, cioè la definizione del punto è bella, devo dire la verità. Non credo sia un capo da portare d'agosto, perché è abbastanza peso, cioè pur essendoci il cotone, cioè poco cotone, però è un filato abbastanza peso. Comunque io voglio farvi rivedere il pizzo, perché è qualcosa di splendido, e il pizzo sta praticamente sulla spalla e è bellissimo, stupendo, meraviglioso. Vi faccio vedere la foto, indossata da Valentina, non da me. Eccolo qui, solstizio d'estate, eccolo qui, bellissimo, proprio bello. Io non lo so se lo farò corto così, perché io lo voglio un po' più lungo sulla pancia, perché io ho quello di problema, e quindi ci sta che lo allunghi un pochino, ma questo ancora non lo so. E vabbè, comunque sto veramente come una forsennata lavorando questo progetto, che lo vorrei cercare di finire in tutta la settimana, quindi spero di finirlo. Poi cosa sto facendo? A maglia nient'altro, mi pare di, insomma, aver fatto anche troppo. Dato che avevo poche cose da fare, mi sono riappassionata al punto croce, al ricamo a punto croce. Come vedete dietro c'è questo quadro stupendo che ho fatto io. È un vaso di fiori, misura 50x70 cm, tutto a punto croce, fatto 8 anni fa e finito durante il primo anno in cui eravamo in questa casa, quindi cioè proprio 7 anni fa praticamente l'ho finito. Ci ho voluto quasi un anno, perché è un ricamo enorme con tantissimi colori, tipo 70 colori c'è dentro, e la cornice l'aveva fatta il mio babbo e decorata dalla mia mamma a mano. E quindi insomma, almeno in questa casa tutte le cornici sono del mio babbo, quindi insomma c'è una forte presenza, e quindi ho ricominciato a lavorare a punto croce. Siccome avevo una collezione pazzesca di giornali del punto croce, mi sono messa a fare una selezione, ho buttato via tantissime cose orrende e ho trovato lo schema per fare una tovaglietta da colazione, e allora ho detto lo voglio fare per la mia mamma. Allora, siccome domani gliela porto e la faccio vedere, allora vi faccio vedere il primo prototipo che avevo fatto per me, cioè per la mia mamma, che però non ero soddisfattissima, soprattutto di come ho cucito, perché io non sono molto brava con la macchina da cucire, soprattutto quelle meccaniche. Ora ho fatto l'ordine di una macchina da cucire elettronica, appena mi arriva vi faccio un video top, e è una Necky, l'ho vista da un video di Sweet Bio Design, e costa relativamente poco, insomma l'ho pagata 350 euro, cioè spero di averla pagata 350 euro, perché non mi è arrivato conferme d'ordine, quindi boh, non lo so. Però la pago ratealmente, quindi in un anno me la pago e non me l'accorgo nemmeno. E io però ho una macchina meccanica che comunque ci sia penserò di vendere, e non sono molto pratica con il pedale, quindi siccome la macchina elettronica che ho comprato ha l'avvio con il pulsante, dovrei andare molto più precisa. Per essere la prima, diciamo che di questa ero abbastanza soddisfatta, però vedete che ho
fatto una cucitura stortissima, l'avevo messa storta, potete vedere che è storta, e quindi non ero soddisfatta. Comunque la tovaglietta, diciamo, è questa, fatta con un cotone, cioè la parte dietro è un cotone, non l'avevo imbottita, e questa tela non è una tela Aida, è una tela che mi aveva regalato un tappezziere, che però ha praticamente la trama della tela Aida, insomma, non so come si dica, e quindi niente, avevo ricamato questo buongiorno con questi tre cuoricini. Poi però, quando l'ha vista la mia sorella, ha detto la voglio pure io, la voglio pure io. Perfetto. E allora ho deciso di farla anche a lei. E questa mi è venuta spettacolare. Siccome è più piccola, questa è 30 x 40 cm come misura, e buongiorno per lungo non c'entrava, quindi l'ho scritto così. Ora voi lo vedete specchiato, comunque buongiorno, con questi tre cuoricini. L'ho imbottita con un'imbottitura. E qui la cucitura mi è venuta, direi, perfetta. Sono molto molto soddisfatta. La prima volta che faccio le cuciture con gli angoli, insomma, bellissima, cioè, sta molto 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 brava secondo me. E per la mia mamma l'ho rifatta e questa mi è venuta spettacolo, spettacolo. Cioè, ve lo dico da sola, però sono molto soddisfatta. È così, sempre 30 x 40 cm e imbottita anche questa qui. E poi ho deciso di iniziare un ricamo nuovo che io non so quando mai finirò, perché ora vi faccio vedere quanto è piccola la tela. Cioè, veramente. Allora, io tutti i filati li ho sempre comprati da un sito che si chiama Casa Cenina. Credo si chiami Cenina, sì, Casa Cenina. Non so se si dice così, Cenina o Cenina, non lo so. Comunque, io ho sempre comprato da loro dal 2008 e era 5 anni che non facevo ordini di punto di filati praticamente, e ho comprato dei colori che mi mancano che mi mancavano per iniziare un ricamo di un gattino che è dentro un cappello, no, per fare un ricamo di un gattino, e poi un altro quadretto che è un cappello con dei fiori e delle forbici, dei gomitoli che escano, insomma, molto molto particolare. Ve li farò vedere nel prossimo video. E poi ho deciso di comprare un kit già fatto dove c'è la tela, i colori già nella misura e lo schema, quindi senza dover ricomprare altri colori. Allora, la tela è questa. Io non so se si capisce quanto è piccola. Vi fa vedere l'inizio del ricamo, così. Allora, i quadretti sono da 1,5 mm, cioè 1,5 mm di altezza del quadretto. Ci si diventa ciechi. Allora, vi fa vedere il disegno dello schema che una volta finito è una meraviglia. Sarà questo. L'ho messo al contrario. No, no, è così. È questo. Io ho fatto un petalo della peonia. Si chiama appunto Peonies, questo set. E è realizzato da questo designer che si chiamano Luca S. della Moldavia, filati Anchor e istruzioni, garanzia, ci sono tutti i filati messi in questi cartoncini meravigliosi che io dovrò rifare assolutamente per archiviare tutti i colori che ho del punto croce, perché li trovo troppo troppo utili, quindi bellissimi. Non so quando mai però lo finirò, perché è veramente molto 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 piccolo. Questa tela è molto sottile, cioè no sottile, non è abbastanza consistente, secondo me non è abbastanza dura. Come faccio a spiegarvelo? Allora, essendo i quadretti così piccoli, quando si infila l'ago, cioè si infila l'ago nel quadretto, la trama tende a separarsi, quindi c'è il pericolo che praticamente i quadretti vi si tolgano. È un grosso problema. Ora io lo sto facendo con calma, poi sicuramente però questo schema lo riutilizzerò, lo rifarò su una tela Aida più grande, perché altrimenti cioè, diventa un lavoro impossibile da fare. E poi ho iniziato appunto altri due ricami, però sono proprio all'inizio, non ho nemmeno fatto due punti, quindi non ve li fa vedere perché non si capirebbe niente. Ah, vi volevo dire, questo kit l'ho pagato 28 euro. Allora, per essere completo di tela, fili e schema, secondo me è un buon prezzo e dovrebbe venire dimensioni finite. Boh, vediamo.
se c'è scritto 23 per 28, 23 per 29 centimetri. Io dovrei avere una cornice fatta dalla mia mamma e dal mio babbo di 30 per 40, quindi mi ci dovrebbe entrare precisa, non lo so, vediamo, perché volevo appunto un ricamo su questi colori del rosso scuro, però questo è tutto in divenire, quando mai lo finirò. Mamma, tanta gente c'è a giro, figlioli, hanno riaperto alla gente che può andare a camminare, io ho visto l'infinito e oltre delle persone fuori con e senza mascherina, quindi stendiamo un velo pietoso. Veramente, io non dico che non debbano andare fuori, però ragazzi, almeno mettetevi la mascherina. Ma insomma, vabbè, causa persa, l'Italia è una causa persa. Che dire, l'ultima cosa vi voglio far vedere è la mia prima project bag. Non è venuta precisissima, ma è la prima, quindi vabbè, non avevo neanche l'imbottitura, quindi c'è stato proprio ci ho messo un giorno per fare questa borsa. Ho seguito un tutorial di Susie Sweet Cucito, Sweet Susie, qualcosa del genere. C'ha tantissime migliaia di iscritti, quindi insomma, questa è la borsina, si chiude così, è molto capiente, c'entra un maglione con i braccetti, con i manici, e volendo si può usare anche senza manici utilizzando questi due cordini. Ho utilizzato questo cotone Panama che avevo a casa e questa stoffa con le stelline, che è impossibile da cucire per me, per la mia macchina da cucire è stato un parto, perché non ce la faceva, essendo molto scivolosa, cioè una tragedia. Ora spero che quando mi arriva quella nuova riuscirò a fare dei lavori più precisi, però per essere la prima devo dire sono molto soddisfatta, molto comoda, e ho intenzione insomma di fare una marea di project bag, perché voglio tenerci filati dentro, li voglio levare dalle scatole di plastica e le voglio tenere nei sacchettini, voglio fare una cosa un po' diversa. E voglio un po' rimodificare la stanza creativa, quando si potrà riacquistare dei mobili voglio comprare una scaffalatura, perché voglio mettere un po' tutto per benino, una scaffalatura Ikea bianca, bellina, l'ho già vista, quindi insomma, spendere. E che dire, 30 minuti, ho registrato col cellulare, quindi spero che la qualità del video sia migliore, fatemi sapere. Che dire, ho detto un po' di cose, non so quanti discorsi di senso compiuto ho fatto, non ne ho idea. Canali consigliati, allora, canale consigliatissimo, sempre Valentina Cosciani, perché adoro, poi il sabato facciamo le zoomate, cioè fantastico, adoro tutto ciò, mi piace tantissimo questa cosa, non vedo l'ora di essere a fine maggio che si farà un workshop virtuale, quindi c'è fantastico, mi deve arrivare il filato, ma appena mi arriva vi faccio un video con tutti gli acquisti che ho fatto di filati particolari, perché secondo me merita. E poi canale consigliato che fa delle cose bellissime secondo me, Chiara Muzzi, vi metto tutti i link nel box informazioni, Chiara con la K. Poi ci sono altri due canali, uno che però io non mi ricordo il titolo del canale, non me lo ricordo benissimo, sono una capra, non me lo sono segnato, ve lo metto nei box informazioni perché non mi ricordo. E poi vi consiglio, ma sicuramente la conoscete tutti, Arianna, che ha fatto questi video durante la quarantena, tutti i giorni un caffettino con Arianna, dove fa appunto questi video per tenerci compagnia, e mi piacciono moltissimo, lei abita in Cina e devo dire la verità, adoro il suo modo di fare video così rilassanti, cioè lei ti mette proprio felicità, allegria, ti dà quello sprint, quindi mi piace moltissimo, quindi ve la consiglio, vi metto tutti i link dei video, cioè dei canali, nei box informazioni. Poi che dire, basta, nient'altro, fatemi sapere che ne pensate di questi lavori in work in progress, e se riesco a fine video vi metto la foto del maglione, del maglione che ho fatto il test, quindi dell'Under the Rain, perché secondo me la foto rende molto di più, perché nel video non ce la faccio a farvelo vedere. E che dire, fatemi sapere che ne pensate, se non siete iscritti iscrivetevi, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e condividete, se non vi è piaciuto mettete un pollice in giù, ma per cortesia ditemi che è che non vi è piaciuto, perché così sono tutti spunti per migliorare, perché insomma sarebbe top. E aggiorniamoci, ciao ciao.